Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting e benvenuti a questo video dove dopo un periodo diciamo di vacanze, di riposo, comunque per staccare un po' da tutto quello che è il mondo generale degli investimenti, della formazione legata ad essi, perché io mi occupo comunque anche di questo nei miei servizi principali, voglio riprendere con gradualità, soprattutto dandovi più o meno quella che sarà una programmazione estiva relativamente al mio canale. Una programmazione interessante perché riguarderà sia, diciamo così, i video free, quindi video accessibili a tutti, quelli che pubblico abitualmente sul canale, che vedete qua praticamente, sia ovviamente i video della sezione abbonati che trovate qua, che ha uno sviluppo secondo me molto interessante, ma anche alcune collaborazioni e alcune idee molto interessanti che vi voglio illustrare ovviamente in breve tempo e anche in maniera secondo me efficace, visto che c'è tanta carne al fuoco. Allora, relativamente al canale YouTube, ovviamente non cambia niente perché voglio proporre un po' di video free legati come sempre al mondo delle scommesse e a tutta quella che è la differenza principale fra l'investimento generale, una cosa che ci tengo sempre a precisare perché io non gioco, non mi diverto, ma appunto ad investire, quindi ho determinate regole, determinate strategie nel mondo delle scommesse sportive, ma anche del trading finanziario, perché alla fine è una conseguenza logica, arrivando io dal mondo del trading finanziario, di aver adattato un po' tutto l'insieme, soprattutto anche al mondo delle scommesse sportive. Quindi molti video riguarderanno come sempre una formazione free, tanti pareri, diciamo, e cose che ho raccolto un pochettino da questo mondo che mi piacciono poco, altre cose che voglio anche portarmi a farvi capire un pochettino in cosa mi differenzio io, soprattutto dagli altri, in quella che è un pochettino la mia filosofia. Quindi vi accompagnerò con un po' di video di questo tipo che possono esservi utili e attirare anche la vostra curiosità relativamente ai miei metodi. Per quel che riguarda invece la sezione abbonati, questa continuerà ad avere un valore molto interessante perché porterò avanti le lezioni successive relativamente alle Asia Notes, quindi quello che riguarda principalmente proprio il discorso relativo al piccolo corso Asia Notes, che riguarda proprio le basi per chi non conosce questo metodo di lettura. Alla fine Asia Notes è un comparatore di quote che permette di avere quindi un vantaggio sfruttando il discorso, ovviamente le informazioni che arrivano ai bookmaker relativamente poi ai pronostici che possono essere immessi a mercato, quindi un corso base che proseguirà nelle prossime lezioni con tutte le variabili relative sia agli spread, alla total line, a come analizzare questi dati, parametri tecnici, parametri volumetrici, cosa significa, cosa non significa, capire anche diverse sfumature interessanti. Sempre nella sezione abbonati andremo poi avanti anche col discorso exchange, che praticamente non è un andare avanti, ma è un partire, ovvero l'exchange come lavoro, quindi a modo mio un pochettino come il discorso nel trading finanziario del guadagnare, ovviamente con una strategia dei mercati giornalmente, quindi trasformare questa attività in un vero e proprio lavoro, anche perché, per come lo vedo io, l'exchange ha questa funzione e quindi permette proprio di trasformare un discorso legato alle scommesse sportive, anche qui con un determinato metodo, strategia, una determinata gestione, di avere quindi dei profitti costanti e trasformarlo in un vero e proprio lavoro. Anche qua io non andrò sempre dalla parte della massa, diciamo così, di come sono le classiche strategie, banca, punto, eccetera, eccetera, in generale. Utilizzerò quello che io ritengo i metodi più interessanti legati ovviamente alla mia metodologia. Infine, poi, sempre all'interno della sezione abbonati, andremo comunque a vedere quella che sarà giornalmente un'analisi del palinsesto. Un'analisi del palinsesto che verrà sviluppata per trovare le occasioni più interessanti, quello praticamente che io vado a fare la mattina. Quando mi leggo, mi guardo il palinsesto e vado a scegliere quindi che cosa, quali sono le opportunità più interessanti basate sulle mie strategie. Quindi una sezione molto molto ricca che secondo me vale ovviamente il prezzo del biglietto. Prezzo del biglietto che sarà sempre accessibile, come sapete, nelle tre tipologie, ovvero quelli che sono i video base relativamente ad Asia Notes nell'abbonamento semplice, quindi nell'intermedio troverete anche l'analisi del palinsesto e invece per quel che riguarda il discorso relativamente al betting exchange arriveremo quindi all'ultima sezione, la terza, relativamente nei prezzi che vanno fondamentalmente dai 2 ai 9 euro, in poche parole per farla breve, relativamente a questa parte del mio canale. Per quel che riguarda il mio metodo, ovviamente, ormai lo sapete benissimo, è quello relativamente al discorso Nostradamus e quindi alla lettura delle Asia Notes. Sapete che prosegue tutto il discorso relativamente alle mie guide, le mie guide continuano a rimanere in vendita per quel che riguarda il discorso relativamente Asia Notes e Dropping Odds,
con sia il videocorso che il PDF, i prezzi sono questi, ormai ho lasciato l'offerta principale e di base, con una piccola novità, ovvero ho introdotto una collaborazione molto interessante con quello che è SBOSTAZ, il portale di Luca Camossi. Io vi ho fatto vedere praticamente tante volte la TX Markets, il sito di Asian Odds, per esempio, il sito di Asian Bet Soccer, quindi tutte le collaborazioni più interessanti, i siti free dove trovare delle statistiche interessanti. Ecco, SBOSTAZ è diventato molto molto interessante in abbinamento col mio metodo, proprio perché ci dà un discorso molto interessante relativamente alle statistiche che guardano i bookmaker, ovvero quelle relative alle quote di apertura. E quando la statistica ci dà un discorso, diciamo così, di analisi molto interessante per avere un pochettino il ragionamento che fa il bookmaker relativamente ad alcuni mercati e opportunità interessanti che vengono poi confermate su Asian Odds, quindi comunque con i miei metodi e in particolare con quello che è poi il portale che utilizzo di più, asianodds.com, escono delle giocate che davvero rasentano non l'80 ma ben il 90% di opportunità. Ovviamente dobbiamo attenerci a determinati parametri. Questa collaborazione con SBOSTAZ vi darà praticamente, ve ne parlerò in video appositi, un bel 10% di sconto sulle mie guide se volete fare il pacchetto completo. Ma sempre a proposito di guide, siccome in molti mi chiedete questa famosa storia del money management, ho deciso in poche parole di creare un piccolo videocorso, anche qua ve lo presenterò a tempo debito appena verrà ultimato, con quella che è fondamentalmente la mia gestione, il mio money management. Non è il money management generale, ovvero quello che può essere fatto. Io, come trader finanziario, vi farò vedere come applico la gestione del capitale all'interno del trading sportivo e quindi come vado fondamentalmente a renderlo operativo e, diciamo così, molto legato al settore investimenti. Una cosa molto interessante, sarà un mini corso ad un prezzo veramente super super accessibile, ma che alla fine, visto che in tanti mi chiedete come gestire, non mi trovo, non riesco, eccetera, eccetera, io vi faccio vedere la potenzialità del metodo collegata al mio money management, al mio modo di lavorare, che poi può avere diverse sfumature, sfaccettature adattate in base alla vostra cassa, alle vostre disponibilità, ma che vi permette di avere una vera e propria regola operativa. Così sapete anche quanto scommettere, a che quota, come, insomma, le domande che mi fate tutti i giorni. Ho deciso che un corso, mini corso, chiamiamolo, è necessario, perché senza una cosa fatta bene, continuare a spiegare questo, questo, quest'altro, farvi vedere vari metodi, si crea sempre un risotto completo. Poi c'è chi prende qualcosina da qui, da là, insomma, potrete fare quello che faccio io, come lo faccio io. Per cui questa è la novità altrettanto interessante. Infine, parlato di Asian Odds, relativamente al discorso con SBOSTAZ, il discorso relativamente a Asian Bet Soccer e al mio bot. Andremo a vedere un pochettino le offerte più interessanti dei bot da loro creati, con delle situazioni interessanti. Andremo a capire come utilizzare al meglio il mio bot, perché ancora una volta va utilizzato per chi ha determinate regole, e andremo a capire determinati servizi che già vi faccio vedere all'interno della sezione abbonati, all'interno del corso base Asian Odds. Vi faccio anche vedere relativamente a come viene applicato, diciamo così, il discorso loro, cioè ovviamente come sfruttare i vari bot o il bot che scegliete o il mio bot stesso abbinato alle loro statistiche scommesse, perché molti danno poca importanza alla sezione pronostici che loro vanno a cercare in maniera statistica, ma che noi, sfruttando sempre le conoscenze che abbiamo, possiamo andare ad applicare e alla fine della giornata su queste statistiche tirare fuori il pronostico più interessante. Quindi questa sarà una cosa che vi farò vedere in maniera assolutamente free. Poi voi, nella scelta del vostro bot, tranquillamente, che volete andare a usufruire, ne hanno veramente tanti, ve li avevo fatti vedere. Li avevamo visti praticamente in generale quando vi ho presentato il video. C'è ovviamente il discorso relativamente allo sviluppo del vostro bot personale, ma c'è anche poi l'utilizzo di tutti i loro bot disponibili. C'è il video apposito dove ve lo spiego. Io un bot l'ho creato in base alla mia guida, però sono comunque convinto che anche nel lavoro che già hanno fatto loro ci sono comunque delle situazioni molto interessanti. Adesso qui hanno delle promozioni attive che poi vi illustrerò di volta in volta, però vi assicuro che sia per esempio per gli over primi tempi, sia per esempio per i testa a testa, insomma, per tante situazioni loro hanno veramente dei canali interessanti. Con le conoscenze anche abbinate alla mia guida potrete veramente andare ad ottenere dei pronostici davvero interessanti. Quindi lì si tratta solamente di fare una scelta. Quindi veramente,
tanta carne al fuoco. Per cui io vi invito a seguire i prossimi video all'interno del canale per avere tutte quelle che sono le situazioni, le informazioni migliori, poi andare a scegliere che cosa seguire di più, partendo dal discorso delle mie guide. Con l'aggiunta del nuovo corso legato al money management, partendo col seguire semplicemente la sezione abbonati, col corso Asian Odds, corso Betting Exchange e soprattutto l'analisi giornaliera del palinsesto con la scelta delle mie giocate, questo ultra consigliato visto anche i prezzi che ha la sezione abbonati, e poi molto molto interessante proprio anche verrà visto nel discorso palinsesto l'acquisto delle guide stesse. Ho la scelta di seguire la mia analisi all'interno della sezione abbonati nella collaborazione con SboStats, quindi statistica dei bookmaker unita invece alle Asian Odds in termini del mio metodo Asian e Dropping, perché a volte tutti e due i metodi hanno delle conferme molto molto interessanti per la giocata giornaliera. Infine, discorso Asian Bet Soccer e Bot, questa è una scelta ulteriore di qualcosa di automatizzato che vi dà l'opportunità invece di andare a usufruire di una ricerca che vi fa in automatico il bot, che poi voi andate a confermare o applicare con il metodo che avete. Quindi applicheremo fondamentalmente ad ogni bot uno dei miei metodi separati relativamente alla mia guida. Per esempio, chi acquista o sceglie di usare un determinato bot sarà interessato a un determinato setup e gli verrà fornito di conseguenza la guida relativa a parte, quindi sfruttare le due cose insieme. Quindi un'ulteriore idea molto molto interessante. Per cui davvero fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un like al video, commentate se volete maggiori informazioni, ci sono sempre attivi. Poi il gruppo Telegram praticamente rimarrà solo attivo, anzi il gruppo Telegram Pro dedicato ai miei corsisti, perché è inutile che dedico tempo a tutta la gente che ormai entra con la ricerca dei tipster. Sono veramente stanco di parlare di tipster e di tutte queste cose, io parlo solo di Asian Odds e di studi della statistica, quindi non mi frega assolutamente di cosa fanno i tipster e i loro pronostici. Quindi il gruppo free non esisterà più, ci sarà solo il gruppo pro per i corsisti. C'è il canale ancora gratuito fino alla fine di luglio, Asian Odds Bets, relativamente alle mie giocate. Do ogni tanto qualche raddoppio, do ogni tanto qualche quota live molto interessante, è un canale free che potete continuare a seguire fino alla fine di luglio. Poi praticamente questo canale si dividerà in due parti, continuerà a rimanere con questo tipo di pronostici regolari e in più aggiungerò proprio un canale che è legato con la mia sezione abbonati, quella relativa all'analisi del giorno. Una volta che farò l'analisi del palinsesto, e quindi facendo la prima avrò un lotto di partite che andrò come sempre a segnare, ad esempio nella mia watchlist, come faccio sempre su diretta, come vi avevo fatto vedere, andrò a prendere, che ne so, oggi abbiamo per modo di dire 100 partite, io ne andrò a isolare in pratica 10, 5, quello che è. Magari anche di più, magari anche due, vedremo quelle che hanno i parametri nel canale Telegram dedicato. Canale Telegram solo ovviamente per utenti abbonati, andrò poi a confermare il mio pronostico di giornata, cioè voi saprete praticamente che cosa io avrò giocato. Non sono più le proposte di Asian Odds Bets, ma è proprio il discorso investimento. Ad esempio, io trovo che la partita del giorno, la butto lì, è Torino-Genoa, e ho deciso che su quella partita farò la mia giocata del giorno con il mio money management, che chi seguirà il mio corso potrà sapere com'è, quindi con lo stake fisso, quello che è, insomma, come lo gioco, saprà precisamente quello che vado a fare. Quindi fondamentalmente manca ancora poco che vi pubblico direttamente tutto quello che sono i conti relativamente alla mia attività, e poi praticamente sapete di tutto e di più, in modo tale che tutto rimanga nella trasparenza. È inutile che io poi dopo, per modo di dire, mi vanterò che il mio metodo fa l'80%, che i risultati sono quelli, se poi fondamentalmente i miei investimenti giornalmente non vanno a segno, per modo di dire. Quindi ovviamente avrete anche la massima trasparenza di quello che faccio e potrete vederlo. Ovviamente non lo farò in maniera free, ma lo farò solamente per abbonati, ma sapete benissimo che le cifre dei miei abbonamenti, vedete il discorso canale YouTube, vedete il discorso generale anche di tutti gli altri servizi del bot stesso, sono fondamentalmente irrisori. A voi tocca solamente fare una scelta, scegliere cosa vi si addice di più. Io propongo tanti servizi perché so che c'è l'utente che vuole studiare e applicarsi da solo, c'è l'utente che ha bisogno del bot che lo notifica, c'è l'utente che vuole il messaggio con l'analisi, con la spiegazione, c'è l'utente che vuole approfondire in maniera importante determinate cose. Quindi per tutti ci sarà una sezione dedicata. A voi non resta che scegliere. Quindi di volta in volta arriveranno i video
con le spiegazioni. Comunque, per avere già maggiori informazioni, se avete già individuato qualcosa che vi interessa e praticamente già tutte le cose sono operative a brevissimo, scrivetemi come sempre alla mail o su Telegram tutti i contatti che trovate in descrizione. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciarmi un like al video, commentarlo se avete bisogno di ulteriori info, iscriversi al canale per rimanere aggiornati sul mondo del trading sportivo, ma anche per chi è interessato al trading finanziario, che poi le due cose si somigliano molto in termini di gestione e risultati. E per il resto, come sempre, per nuovi video mi trovate sempre qui sul canale. Grazie ancora e ciao a tutti!